ore 5:23 del sabato mattina 8 giugno, temperatura 23,9 gradi, è arrivata l'estate, è arrivata la fama che la fa fa. Cielo bigio, si parte per questa nuova avventura. Dove staremo andando? Direzione BAM! Ed eccolo Ponte Nave! Il ponte antico! Remarella! Siamo esattamente alle 6 del mattino! Quindi, vedete? Direction BAM! Sì, questi bellissimi campi. Magnifico anche questo passaggio. Sentina di neonato. Scollinare verso il due picchi. Mezzo alle bolle di fieno. Ma ne vedremo molte di più avanti. Dei maggiori punti di Fake Tuscany che attraversiamo stamattina è il Barcusi Olive Oil in front of us. Stiamo passando per the station of Desenzano. Eccola qua la nostra destra. Via! Ed eccoci a Pozzolengo. Queste sono le mura del castello che va a destra. Giornata uggiosa, ma di brutto. Umidità percepita 8000%, 21 gradi, difficoltà di respirazione. Sì, prosegue. Monzambano. Carino, eh? Credo proprio sia il ponte Scaligero. Ma vuoi vedere che ho sbagliato città? Sono a Verona. Porca miseria, mi tocca di cambiare. Chissà che traccia ho messo. Eh sì, questa è l'Adige. Direi che è l'arena di Verona questa. Ciao ciao. E quindi niente, abbiamo un po' sbagliato strada per andare a Mantova. Lo dici? Ma e niente, dai, usciamo da Verona, almeno abbiamo visto l'arena e il ponte Scaligero, no? Dai, un po' di cultura. Però che storia, siamo passati sotto la ferrovia e adesso il grande marciapiede qua prima della fiera è diventato ciclopedonale. Si andrà un
po' più piano, adesso un po' perché oggi non ci sono i pedoni qua, però piuttosto che stare sulla 5 corsia a fianco. Come vedete prosegue questa ciclopedonale, consente di non stare in mezzo alla strada, ci porta a sud-ovest di Verona, in tranquillità. Si va a una velocità di crociera, ma non si rischia alla pelle. E poi si esce da un binario morto, su un altro raccordo di ciclabile, direzione Campagna Veronese. Finalmente siamo arrivati in Campagna, e con la Campagna è arrivata la strada dei Ciossi, direttamente tradotto dal dialetto bresciano, i Cios Ardeiche. Che bello, statale provinciale ad alto scorrimento a fianco di noi dei Cios, e stavolta stiamo andando giù dritti a Mantova, per sul serio, non per finta, basta scherzi. Che belli i drittoni sulle strade dei Ciossi di Ghiaia, coi campi di grano già arati, e ancora i papaveri che spuntano qua e là, e le balle di fieno. Wow! Ah, abbiamo lasciato la maestra strada, intendevo, per entrare in una Super Trattori. Ci mancava la Super Trattori per arrivare al ma che bella che è a fianco del canale di irrigazione, e ti fa il massaggio prostatico. Come dice la teoria della relatività di Albert Einstein, sono passati 3 quarti d'ora, 45 minuti da quando sono più o meno uscito da Verona. Meglio, sono andato oltre la stazione di Porta Nuova. Tempo trascorso percepito in queste bellissime lande pianeggianti, 4 ore. Chilometri percepiti percorsi, 100. Chilometri in realtà percorsi, meno di 20. Dilatazione dei tempi. In un bel super dos, ma che bello che è qua. Wow, che bei buchi che ci sono, facciamo farci salti qua dentro. Voilà, voilà, si va. Ma accidentoli, ma siamo praticamente arrivati a Mantova, cioè siamo arrivati sotto la tangenziale a Porto Mantovano. Bello, attraversiamo il canale, il Girvilio, ma che te! E subito a sinistra, fuori dal traffico, in mezzo ai Ciossi, no, semplicemente al parco naturale dei Laghetti di Mantova, ma non lo so se si chiama così, però sicuramente è una riserva. Un po' di single track. E alle 13:49 si riparte dal BAM dopo aver ciacolato con gli amici. Galups, dove cavolo eri? E ci facciamo un giretto io al Castello dei Gonzaga, e poi prendiamo l'argine
dei laghi e ci torniamo su. Historic center of Mantua. Specciato di ciottolosi. Not bad. Facciamo una stradina laterale di Mantua. Carina. Vai avanti. Là c'è il ponte. Fai il ponte. Alla fine del ponte, tutto il parco sulla destra, okay. È quello del bar. Grazie mille. Figurati. Vai. Grazie. Ciao. Per un po' ci portiamo alle Grazie. Allora, questo è il celebre santuario delle Grazie, dove i mantovani vengono a fare i voti. La qualità che è dentro è stranissimo, c'è della roba veramente non convenzionale. Bel posticino qua a Goito. Avrei voluto passare da lì, ma un imprevisto non mi ha fatto prendere la deviazione. Questo posto è assolutamente incantevole. Siamo qua
dopo Goito dispersi nel nulla. Abbiamo appena attraversato una trattoria privata, ma che era aperta, perché probabilmente non può chiuderla. Abbiamo messo 10.000 segnali, strada chiusa, attenti al cane, mezzi pesanti al lavoro, però non c'era un cancello né all'ingresso né all'uscita, quindi vuol dire che quella strada lì la deve lasciare aperta. Il Silvio rompe palle. E niente, c'è ultimamente questo clima uggioso, queste micro gocce che stanno venendo giù dal cielo, che almeno hanno abbassato la temperatura a 27. Giù tonnellate di sabbia per riempire i buchi
la ruota affondava più di 10 centimetri. Era impossibile pedalarci. Fatto 150 metri a piedi, poi dopo hanno finito di buttare giù le tonnellate e è tornata con le buche e la terra, che era meglio. Eccoci sulla strada bianca di Castellaro Ragusella, finalmente. Andiamo a vedere se si è riempito anche il laghetto. Non è ancora riuscita a asciugare completamente la strada, quindi l'acqua ce n'è ancora sotto. Il boschetto di Ragusello sempre molto bello, direi molto molto più rigoglioso di come lo vidi in passato. Immagino che qua la palude a destra sia qualcosa di indescrivibile. Già una volta avevo provato ad avvicinarmi, ma diventava davvero una sabbia mobile. Saremo in vista del castello. Fake Tuscany, la manetta. Ecco cosa vuol dire avere questi riempitivi di ghiaia, porca miseria, odiosi. All'improvviso, eccolo là. Compare sulla destra dalle piante. Adesso qua ci fermiamo, foto diritto e siamo a posto, direi. Ma che bello. Campo di grano sotto, quasi maturo. Allora, stiamo andando verso Cavriana, vedo, no, Castiglione direttamente, direi ormai. Vado nato Castellaro, sono andato sull'asfalto, 4 e mezza, sempre temperatura vicino ai 30 gradi, afa a manetta. Eccoci qua, sul Fiorino. Lastricato, chiesetta qui fra poco di fronte a noi quando usciamo dal portico, ma secondo me si dovrebbe vedere già adesso. Eccola là, torri sul Fiorino, torre delle guerre di indipendenza. Questo boschetto che si trova proprio di fronte alla portale d'ingresso di Solferino, basta seguire i cartelli del cimitero, è una stradina di collegamento che è diventata ciclabile, 2-3 km così nel boschetto da soli, veramente notevole anche questa, scoperta qualche anno fa, è entrata di diritto nei miei giri. Che bellezza, il vigneto, non è male, non è niente male, neanche bello al fresco, che si sbucca di nuovo sulla provinciale, che è il Castiglione, e Fake Tuscany. Eccoci di nuovo nel Fake Tuscany più completo, mezzo ai frutteti Castiglione. Abusiamo di ghiaia, ovviamente, che ci piace.
Tuscany, eccolo qua. Le colline moreniche del Garda. Attenzione al super mega trattorone qui al Tuscany. Accalcinato, ci mancava questo piccolo dosso. Ora scendiamo, via veloci verso il chiese. Ecco qua il chiese, bello pieno, bello impetuoso ancora, e chiesa di Calcinatello. Ed in questo momento scattano i 200 km. Fantastico San Pellino! E dopo essere passati dal Ponte Scaligero, dall'arena di Verona, dal Castello dei Gonzaga, direi che è utile chiuderla qua, al Tempio Capitolino di Brescia. Completiamo la gita storica. Chiuderemo con 220 km e dopo più di 1000 metri di dislivello, ad una media di 25 km orari, dato che oggi la pianura per andare al bar è esistita, ecco,